serie animata di Rambo. Rambo. Che dico subito, no, non è stata realizzata dalla Dick. No, 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 no. 65 episodi ad opera della Ruby Spears Enterprise, trasmessi nel 1986, da noi arrivati più o meno comunque in quegli anni. Il problema di una serie come Rambo, ovviamente per chi non lo sapesse, ispirata al film con protagonista Sylvester Stallone, che fra l'altro continua ancora, hanno appena annunciato un altro Rambo, che la locandina mi fa ridere tantissimo, perché non sembra lui col coltello, ma visto che è così vecchio sembra lui col bastone, la passa tipo ormai inginocchiata, dice, arrivo, ti sparo, però fammi arrivare con calma. Il problema culminante è che l'opera originale, il film, non era per bambini, perché poi figuriamoci, le produzioni televisive americane in quegli anni erano sottoposte a 13 milioni di giri di controlli e censure, da lì tutte le scenette educative dove spiegavano le cacchiate dell'universo pur di accontentare i censori. E poi mi fa il cartone di Rambo, che nel film lui spara, ammazza la gente, accoltella, sangue, proiettili. E cosa devi fare? Cosa puoi fare in un cartone di Rambo per renderlo entusiasmante per i bambini, quando non puoi fargli uccidere nessuno, quando non puoi fargli accoltellare nessuno? Ecco, tipo dare da mangiare alle anatre. Oh, però comunque 65 episodi sono riusciti a collezionarli con delle avventure che doveva portare avanti. Il punto è che le due cose non erano correlate. Il bambino che si appassionava alla serie a cartoni di Rambo non poteva poi chiedere al genitore di guardare il film, perché era un film vietato ai minori. È fantastico, un po' come se avessero fatto il cartone animato di un film porno, Gola Profonda. Facevano il cartone animato di Gola Profonda, dove però lei doveva semplicemente fare shopping con le amiche, andare al centro commerciale, poi avere un problema da risolvere, le scippano la borsetta e poi il bambino va dal papà: oh papà, mi è piaciuta la serie a cartoni di Gola Profonda, me lo fai vedere il film originale?